Dico tizia perché non voglio neanche dirvi chi è questa youtuber, non voglio che la cercate, non voglio che vi arrivi nessun'altra visualizzazione, anzi se la trovate segnalatela e basta. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di, diciamo, dissing. Premetto che era un po' che non facevo questa tipologia di video, però sapete, ieri mi sono imbattuto in questa youtuber coreana che per contenuto sul suo canale fa alcune cose che mi danno particolarmente fastidio e trovo davvero disgustoso che YouTube le permetta di avere un canale del genere dove praticamente maltratta degli animali e ci gioca per fare visite e mi dà veramente fastidio. Partiamo dalle premesse. Allora, sapete i video MacBank? Personalmente devo dire che non trovo questi video particolarmente stimolanti o interessanti e spesso mi sorprendo delle visite che questi video riescono a generare. Chi se ne frega, non me ne è mai fregato di questa tipologia di video, men che meno della gente che crea questo tipo di contenuti, ma c'è un punto dove pure io devo dire no, questo no, perché c'è una youtuber coreana che proprio adora torturare degli animali per farci sopra dei video e tutto ciò lo trovo un pochino ingiusto. E capisco che pure io sono colpevole, direte voi. Chi sono io per fare la predica quando nemmeno io sono vegano eppure io mangio tantissimi polli, l'avrete visto nel mio video cosa mangio in una settimana. Pure tu comunque alla fine comprando quei prodotti è come se stessi dando i soldi a tutte quelle fabbriche che allevano gli animali in condizioni alquanto discutibili per poi venderli. Avete perfettamente ragione, perché pure io in effetti cerco di comprare comunque il pollame che è stato allevato, diciamo, naturalmente o comunque all'aria aperta, che costa un po' di più, però devo dire che oggettivamente pure io sto mangiando carne. Tuttavia capirete bene anche voi che tra il mangiare carne e torturare degli animali sul mio tavolo colpendoli ripetutamente prima di ucciderli per poter fare delle visualizzazioni e poter monetizzare su YouTube è un altro livello, cioè è proprio un'altra cosa. Si diverte praticamente quando sono pesci a toglierli dall'acqua e mostrarli praticamente mentre soffrono in videocamera per farci sopra dei video. Capite che è una cosa veramente malata? Cioè guardate qua, c'è il pesce che sta letteralmente soffocando e c'è lei che praticamente fa queste reazioni esagerate apposta per fare il video diciamo più divertente, perché si vede, è palese che sta mentendo. Dai, ditemi se voi, anche non conoscendo il coreano, vi sembra una reazione genuina quella che sta avendo questa ragazza, beh oddio, ragazza, questa donna di 45 anni. Cioè queste sue reazioni per cercare di fare video più divertenti mi sembrano veramente una crudeltà. I neurologi hanno scoperto da tempo che comunque pure i pesci soffrono, pure i pesci hanno comunque un sistema nervoso che risponde al dolore. Altri scienziati hanno anche detto che comunque i pesci addirittura soffrono il dolore maggiormente rispetto ai mammiferi, perché non sono esposti comunque ad ambienti e superfici solide e vivono la loro intera esistenza comunque in acqua. Se comunque questa youtuber voleva, che ne so, mostrarci dei pesci, parlare di loro, li lasciava in acqua mentre discuteva comunque le caratteristiche, non avrei avuto assolutamente nulla contrario se lei avesse fatto così, ma il fatto di tirarli fuori dall'acqua e apposta a cercare di creare queste reazioni comunque finte mi fa veramente venire... Non lo so, prendere questi pesci, toglierli dall'acqua, facendoli appositamente cadere più volte dal tavolo, lo trovo...
Una cosa comunque crudele, anche perché comunque, cioè io provo a immaginarmi se fossi un pesce, comunque io ho vissuto la mia intera esistenza in acqua, arriva una che mi tira fuori dall'acqua, io mi ritrovo comunque a non poter respirare, tutto ad un tratto il mio corpo sembrerà super pesante, cado dal tavolo e poi non ho nemmeno delle braccia o delle gambe per poter comunque attutire la caduta. Io cerco di immaginarmi il dolore. Cosa trovo veramente irritante, come vi ho detto anche prima, comunque sono le sue reazioni esagerate apposta per poter fare più visite. Ma io dico, sta donna comunque ha 45 anni, non potrebbe comportarsi in modo un pochino più maturo? Cioè, scusa, che immagine vuoi dare di te? Io mi vergognerei se fossi in lei, eh. Guardate qui, per esempio, si è messa qui a mangiare sto polpo. Guardatela qui mentre sta friggendo questo polpo che è ancora vivo, palesemente. Ci sono comunque molti, anche qua, scienziati che hanno detto che comunque anche i polipi provano del dolore. E quando un polpo viene tagliato e si inizia dai tentacoli, ogni volta che questo polpo verrà tagliato, questo polipo sentirà comunque del dolore. E lo stesso dolore che proverebbe comunque un pesce o un coniglio. E immaginatevi il modo disumano comunque di ammazzare un coniglio pezzo per pezzo. Io questa scena qui l'avevo vista soltanto in American Horror Story nella stagione 6, quando tagliavano una pezzo per pezzo per potersi mangiare la carne, ma in un modo veramente disumano. E io davvero non riesco a capire come una cosa del genere sia permessa su YouTube. Cioè, io ogni tanto mi sono preso degli strike per alcuni video. E YouTube permette che esistano dei video del genere. Io ho tanti video demonetizzati e questa qua può monetizzare su dei video e dei contenuti del genere. Questo secondo me è letteralmente abuso di animali. Un'altra cosa che comunque ho trovato fastidiosa, sempre guardando questi video, è che, come potrete immaginare, ci sono anche delle persone che la criticano, no? Tuttavia, queste persone che la criticano magari spesso sono... Io non capisco il coreano, quindi non so se ci sono anche dei coreani che la criticano. Io ho visto comunque dei commenti in inglese di gente che la criticava e la gente sotto che gli rispondeva fa parte della loro cultura e perché insultarla? Non la puoi criticare così. E io lì veramente mi è venuto, come si dice, il sangue alla pelle? Il sangue? No, il sangue alle orecchie. E lì veramente mi sono sentito rabbrividire il sangue, perché che discorso è? Smettila di criticare, fa parte della sua cultura. Che cultura ha questa ragazza? C'è una ragazza coreana. Io credo che quello che sta facendo lei per guadagnarsi comunque delle visite su YouTube non faccia parte di nessunissima cultura ed è sbagliato dire che fa parte della sua cultura. Ma poi ragazzi, che risposta stupida è? Fa parte della sua cultura, sei razzista. Ma che logica è? Cioè, scusatemi, ma il cannibalismo, i sacrifici umani, sono cose che comunque fanno parte di alcune culture, ma anche se ne fanno parte non significa che siano ok. In ogni caso, vabbè, questo era il mio dissing, diciamo, più con dissing era un po' uno sfogo perché io ho trovato questo canale veramente raccapricciante, non so voi, sono curioso di sentire cosa ne pensate anche voi nei commenti. In ogni caso, vi chiedo gentilissimamente di andarvi a ascoltare magari una mia canzone su Spotify, che ne è uscita una nuova in italiano, ci terrei davvero che la ascoltaste. Ditemi se vi piacciono questi video un po' di critica e anche un po' di cultura. Oi. Hi. We ordered Uber Eats and what we order is Kai Sendong. Oh. I ordered salmon bowl. Mm-hmm. And you order chirashi don. Tuna, scallop, calamari, salmon, shrimp. Japanese styled omelette. So I bought this. Yes. What is that? Salmon bowl. Oh. So this is like chopped salmon. Chopped salmon? Mm. And this should be like fat one. It looks delicious. Yes. I can't wait to eat. Show me. Soy sauce and wasabi. What is that? Osuimono, which is Japanese styled soup. So
答えが見えた I'm stuck here fighting demons Fighting demons